Gente? Benissimo. Allora, ciao a tutti, sono Rita. Grazie. Sono Rita dell'ufficio stampa di OGS e iniziamo ora la presentazione di questa sessione che si chiama Cosa c'è sotto, il mondo sotterraneo del calcio triestino e le metodologie usate per individuare appunto queste risorse sotterranee. Nel calcio triestino sono state censite oltre 2700 cavità sotterranee. Sono state formate a causa della dissoluzione delle rocce calcaree grazie all'acqua ricca di anidride carbonica. Queste cavità sono state una risorsa fondamentale per l'esercito austro-ungarico durante la prima guerra mondiale. Infatti l'esercito doveva difendersi dalle truppe italiane alla conquista degli unici due territori rimasti ancora sotto l'impero asburgico, quindi Trieste e Trento. L'esercito austro-ungarico utilizzava queste cavità per scopi bellici, una in particolare, quella più famosa e più interessante, la Grotta Azzurra nel comune di Duino. La Grotta Azzurra, che qui vediamo il suo ingresso, è una grotta di una notevole estensione. Si prosegue circa 200 metri di sviluppo planimetrico. Ha un ingresso che è alto 6 metri. Questa grotta è stata veramente importante per un motivo fondamentale, per la presenza di acqua al suo interno. Infatti l'acqua era una risorsa preziosissima per l'esercito, in quanto il calcio, sappiamo bene che c'è mancanza d'acqua, non c'è nessuna acqua superficiale, quindi qualsiasi risorsa d'acqua sotterranea per l'esercito era fondamentale. Questo è l'ingresso della Grotta Azzurra, è alto 6 metri, infatti è stato utilizzato come ricovero per oltre 500 soldati. In occasione la Grotta Azzurra deve il suo nome per il riflesso del cielo all'interno della cavità, infatti se si prosegue qualche metro all'interno della cavità si nota questo riflesso azzurro che è veramente emozionante. In occasione del centenario della Grande Guerra, l'OGS ha partecipato a un bando regionale per sviluppare un progetto appunto ibrido, quindi scientifico e storico, per valorizzare appunto questa cavità di grande interesse storico. Abbiamo realizzato un tour virtuale nell'estate del 2019 per valorizzare alcuni manufatti presenti all'interno della cavità. Questi manufatti sono stati costruiti appunto dall'esercito austro-ungarico e nello specifico si tratta di tre vasche di cemento più una condotta idrica per accogliere appunto l'acqua di percolazione che ancora c'è all'interno della cavità. La presenza d'acqua all'interno della cavità fa sì che il terreno sia molto fangoso, quindi difficilmente percorribile, quindi bisogna stare molto attenti anche per chi vuole andare a visitarla. Consiglio scarpe adatte, abbigliamento adatto e soprattutto una torcia, in quanto già dopo pochi metri dall'ingresso nella Grotta Azzurra viene a mancare completamente la luce naturale. Per poter realizzare il virtual tour abbiamo dovuto illuminare l'interno della cavità in modo che il virtual tour avesse una illuminazione omogenea, cosa non facile, quindi cavi abbastanza lunghi, immaginate che lo sviluppo planimetrico appunto che ho detto prima sono 200 metri, generatore di corrente e tutto il resto. Quindi una volta illuminata la cavità,
Quindi questa è una foto della cavità presa dall'ingresso, quindi illuminata la cavità. Abbiamo effettuato questo virtual tour nel seguente modo. Quindi abbiamo usato una camera fotografica, una reflex, montata su un cavalletto. Abbiamo fatto tre postazioni per creare questi panorami immersivi a 360, quindi per poterla visualizzare appunto senza dover recare all'interno, grazie a questi panorami immersivi. Questi tre panorami immersivi sono in corrispondenza delle tre vasche di cemento che ci sono all'interno della cavità. In questa immagine si vedono, in questa immagine si vedono bene le due, quindi una qua sulla sinistra e una qua sulla destra. In quella destra intanto notate la presenza di acqua, fondamentale per pulirsi anche, se si sporca di argilla, di fango. Ci sono anche degli spuntoni. Si è ipotizzato che servissero per legare gli animali, i cavalli, per farli appunto bere anche loro dalla vasca, quindi si legavano i cavalli. Infatti la cavità è veramente grande, cioè era ricovero sia per soldati che per animali. C'è una terza vasca che si trova nella parte più inclinata della cavità. Si vede una grande stratite e si vede proprio l'acqua di percolazione, quindi sotto c'è quest'altra vasca, anche questa con gli spuntoni, ed è effettivamente piena di acqua, quindi si può capire il grosso vantaggio per l'esercito austro-ungarico che doveva difendersi dalle truppe italiane nell'usare questa cavità come risorsa appunto d'acqua. Su una delle vasche si trova una scritta costruita nel luglio del 1917 dal tenente colonnello Bock. Bock era un capo ufficiale ed era l'addetto nella ricerca e nello sfruttamento delle cavità sotterranee. Infatti l'esercito austro-ungarico aveva proprio costruito questo reparto speciale che dovevano ricercare le cavità che potevano aiutarli durante le loro attività. Quindi oltre alla Grotta Azzurra c'è anche la grotta cosiddetta del motore, che era stata utilizzata per inserire al suo interno dei gruppi elettrogeni e produrre corrente, e anche la grotta dell'ospedale, come ben dice la parola, e come ricovero per i soldati feriti. Quindi questa è la storia della Grotta Azzurra. È stato realizzato un virtual tour che potete andare a vedere sul sito di Sapere Scienza, è stato fatto appunto un articolo in merito a questa grotta, l'articolo è in open access, quindi potete scaricare dal sito di Sapere Scienza, c'è il codice QR che se lo cliccate vi rimanda al virtual tour e potete vedere com'è l'interno della cavità. Adesso facciamo una piccola pausa e vediamo il disegno di Jacopo. Jacopo è l'illustratore che mi segue in questa avventura e disegna in base alle mie parole, devo dirlo. Beh, io sono venuta bene. Aspetta. Infatti, come ha sottolineato giustamente Jacopo, fondamentale per l'acqua, per la presenza di acqua di percolazione. È fondamentale anche adesso, perché se uno si sporca di argilla può tranquillamente pulirsi, infatti ho fatto così. Il tour virtuale è quello che non vi ho specificato, quindi tre postazioni per visualizzare e mettere in luce queste tre vasche di cemento. Per ciascuna postazione sono state fatte 28 foto. Per coprire appunto l'angolo giro, quindi 26
sul piano più due nadire zen, quindi per coprire anche la parte superiore e inferiore, in modo da avere il 360 completo. Benissimo, super, ottimo, grazie a te. Bene, allora, quindi abbiamo visto la grotta azzurra, adesso posso chiudere qua? No, è la X sotto. Allora, adesso vediamo un attimino di parlare della grotta gigante invece, che forse tutti conoscete, una grotta turistica, facilmente visitabile, basta essere in grado di fare 1000 scalini. La grotta gigante si trova in prossimità dell'OGS, probabilmente l'avete vista un po' tutti, e contiene la sala... una delle sale più grandi d'Europa. Al suo interno si trovano anche i pendoli per misurare gli spostamenti della crosta terrestre, quindi usata molto appunto per scopi scientifici. La grotta gigante è appunto una cavità molto grande ed è stata utilizzata per scopi scientifici, anche per vedere come alcune metodologie possono essere utili per individuare le cavità sotterranee. Quindi, in prossimità della grotta azzurra sono stati effettuati dei rilievi gravimetrici, geoelettrici e misure con il georadar. Queste tre sono metodologie appunto geofisiche, quindi non invasive, per poter individuare una cavità senza vederla in pratica. Allora, la prima di cui volevo parlarvi di cui volevo parlarvi è la gravimetria, quindi come individuare cavità sotterranee grazie alle variazioni dell'accelerazione di gravità. Se voi pensate una cavità, la grotta gigante in questo caso, è una si parla di mancanza di massa, quindi abbiamo una mancanza di massa nel sottosuolo. Questo fa sì che in corrispondenza appunto della grotta ci sia un valore di accelerazione di gravità inferiore rispetto alle zone circostanti. Per cui, facendo delle analisi, chiaramente stiamo parlando di valori molto bassi, quindi di milligal. Noi sappiamo dell'accelerazione di gravità, il valore medio, cioè si dice 9,8 metri al secondo quadrato. I milligal stiamo parlando rispetto a metri al secondo quadrato di 10 alla meno 5 metri al secondo quadrato, quindi parliamo di variazioni molto piccole che però possono essere individuate e ci possono dare un'indicazione sulla presenza o meno di una mancanza di massa al di sotto del suolo. Seconda metodologia. È la geoelettrica. Quindi in questo caso quello che si fa è immettere della corrente all'interno del suolo e vedere il suo comportamento. La presenza di aria fa sì che la conducibilità sia molto bassa, perché l'aria fa una resistenza al passaggio della corrente. Quindi
attraverso questa metodologia è stata individuata una nuova cavità tra due già individuate, sempre nel comprensorio di Borgo Grotta Gigante, a est appunto della Grotta Gigante. Quindi chiaramente si vede la presenza di una cavità grazie al comportamento della corrente elettrica nel sottosuolo. Terza metodologia, abbiamo il Ground Penetrating Radar. Questa è una sezione fatta sempre nella stessa zona di prima, quindi vengono immessi nel terreno impulsi elettromagnetici e dalla loro, da come si comportano all'interno del suolo si possono individuare i cosiddetti riflettori, quindi delle discontinuità nel sottosuolo che fanno sì che le onde sono state immesse, vengono riflesse e quindi si capisce che effettivamente c'è qualcosa di diverso rispetto sempre al circostante. Grazie a queste metodologie quindi siamo riusciti a verificare come appunto con la geoelettrica della presenza di questa cavità posta sempre tra le due, la cui ubicazione era già nota. Facciamo un attimo uno switch con Jacopo? Ok. Rita, io ho una domanda. Sì. Nel grafico di prima lo spazio della cavità era nello stesso luogo, no? O era un pochino più... geoelettrica? Sì, nella seconda. No, era lo stesso in corrispondenza, sì. Io volevo sapere quando. Cos'è? Questo è stato fatto qualche anno fa, abbastanza recente, sì. Non si sapeva. No. Allora, quindi facciamo lo switch con Jacopo. Ecco qua. Benissimo. Prego. La devo dare dopo perché non la conosco, però dopo guardiamo sull'articolo e so dire. Allora, bene, quindi Jacopo, siamo passati dal tour virtuale a 360, quindi ai dati gravimetrici di mancanza di massa, geomagnetici, quindi l'area trasmette molto bene la corrente, poi georadar che ce lo farà, sta finendo il disegno. Ok, nel frattempo finché Jacopo finisce la corrente vi faccio vedere un video che è stato realizzato all'interno della Grotta Gigante, individuata, analizzata con il laser scanner. Quindi è stato fatto un rilievo laser scanner all'interno della Grotta Gigante ed è stato creato un video che simula appunto il percorso all'interno della grotta e come nel caso della Grotta Azzurra, quindi abbiamo creato un prodotto per poter essere visualizzata anche dalle persone impossibilitate a raggiungere questi luoghi, la stessa cosa con questo video della Grotta Gigante che vi farò vedere adesso con i dati laser scanner. Quindi qua c'è l'ingresso. Queste sono le scalinate che portano in fondo alla cavità.
questi sono i pendoli che vi dicevo prima, quelli per studiare il movimento del corpo terrestre. Oscillazione, in realtà abbiamo anche poi eventualmente la nostra responsabile del CRS, il centro di tecnologica che gestisce i pendoli, che possiamo anche avere anche delle informazioni da lui. Comunque sì, c'è un'oscillazione, quindi misurano. Sì. Perché? Con laser? Perché è uno strumento che ti può dare una risoluzione ottimale e poi realizzare appunto quasi un video, sembra quasi reale, e si fa molto velocemente. Quindi hai lo strumento, lo metti in alcune postazioni, in pochissimo tempo ti misura la distanza da tutte le pareti in modo da poterla poi mappare. È molto veloce, uno strumento molto veloce. Sì. Sono strumenti tutti molto, danno delle risposte molto veloci. Quante postazioni sono state fatte? Mi sembra un 4, però insomma non tante, ma non pochissime. Comunque si fa molto molto velocemente. Esatto, in maniera da poter coprire tutto. Esatto. Esatto. Certo, sì, no, bisogna coprire tutti gli angoli. Siamo all'uscita, se qualcuno c'è stato forse si riconosce dentro. È meno faticoso vederlo così. Molto meno faticoso. Abbiamo finito la nostra visita alla grotta gigante. Benissimo. Allora, sì, noi lo possiamo vendere in quanto ente di ricerca, però questo video si trova su YouTube, sì, esatto, quindi potete vedere questo online e anche il virtual tour della Grotta Azzurra. Per vedere questo deve andare sul sito della Grotta Gigante, su YouTube della Grotta Gigante. Esatto, invece per vedere il virtual tour dell'Azzurra su Sapere Scienza, non so se è già è disponibile in open access l'articolo sulla Grotta Azzurra, però dovrebbe essere a brevissimo. Com'è?
la open access vuol dire semplicemente che è visibile da tutti senza doverlo acquistare. Quindi dal sito lo potrà scaricare in PDF, cliccare sul codice QR e visualizzare appunto poi il virtual tour. Altre domande? No. Ottimo. Vediamo un attimino il disegno di Jacopo. Benissimo. Beh, ha fatto perfetta la grotta gigante, super. Complimenti. Sì, beh, sì. No, bellissima, complimenti a Jacopo allora. Beh, direi che ha fatto proprio un bel lavoro, sintetizzato bene tutto il discorso. Ottimo, grazie a tutti. Grazie.